Eccoci qui, buonasera, bentrovati a voi e anche a voi che siete a casa, amici di Mediolanum. Buonasera a voi abitanti di Milano, amici di Mediolanum, che bella Milano, mamma mia, io veramente, è bellissima Milano, io la vedo da turista, questa Milano da bere, questa Milano già bevuta, madonna, da tempo. Questa Milano, io veramente, a me piace, io poi sono un osservatore, sono romano, sono un osservatore romano e vedo questa Milano e mi piace. La cosa bellissima che di Milano per me è che abito a Roma, ma lo dico per voi, no, nel vero senso della parola, è che io sono di Roma, non so se avete sentito dall'accento, io sono di Roma, Roma centro, io a Roma, centro, ci esco, faccio come pare, perciò so di Roma, se no che ci stava a fare, non è colpa mia. Non è colpa mia, perché quella è mia madre, dice no, a Roma, con tante zone in Italia che poteva partorire, ha voluto partorire a Roma ed eccomi qua. Insomma, quello mio padre ha dovuto soccombere, eccomi qui. Non so se mi conoscete, se mi riconoscete, perché noi romani purtroppo ci facciamo riconoscere. La nostra pecca, noi romani ci facciamo riconoscere, la voglia è dire non ci facciamo riconoscere. Noi romani dove andiamo, esageriamo. Nel nostro agire, nel nostro parlare, noi romani... chissà perché, come ammarcare il territorio, come no? La paura di non essere riconosciuti, la gente esagera, fuori dalle mura aureliane, la gente, ma da che così? Che poi magari questi sono gli stessi che a Roma magari sono impiegati di concetto, dei giudici, avvocati, e che magari parlano in modo forbito, così elegante, tipo a casa, no? Cara, qualora non ti rechi disturbo, potresti darmi testè la bottiglia dell'acqua? Poi magari questi vanno in vacanza, a secca, allungami un po' la boccia dell'acqua! Sono esagerati, chissà perché questi romani... Ma è pazzesco! Nel linguaggio i romani eccedono e sono molto espressivi, i romani coloriti, colorati. Noi romani siamo fatti così, siamo sornioni, piagnoni, disfattisti, fatalisti, abituati allo scherno, allo scherzo. Perché il romano in effetti non è che parli, il romano non parla, il romano cesella, tratteggia, sfuma. Ma quanto sfuma il romano? Madonna mia, sta sempre a sfumare. E che? E basta. E se non sfuma, il romano canta. E quando canta il romano, ma quando canta, ma non canta manco, ma quando canta, certo, le canzoni romane diciamo sono un po' così, un po' casarecce, no? Sono un po' fatte in casa, sono tutte musicalmente tera, anzi taratara. Taradadunda dunda dunda, taradadunda. Senti questo suono come poco si adatta, taradadunda dunda, al sushi bar, no? Senti come taradadunda dunda, questo suono non è adatto affatto a rave party, taradadunda dunda dunda, taradadunda, musicalmente, in tono maggiore, no? Quasi a mo' di stornello, con le parole poi. Le parole usate in queste canzoni sono sempre di libera ispirazione a grandi vettovagliamenti, no? A grandi ebbrezze, all'abuso sprocetato di cibo, no? Taradadunda dunda dunda, taradadunda, quando il vino mbe, ci arriva argozzo mbe, argargarozzo mbe, ci fa anficozzo mbe, per falla curta, per falla breve, mio car portaci un altro litro, che noi ce lo bevemo, e poi rispondemo, e mbe, taradadu, si la socera amore, se famo du spaghetti, ti amatriciana, taradadunda dunda dunda, portaci un altro libro,
e noi se lo bevemo e poi a rispondemo e beh, e paradatunda tunda tunda magne qua nervino beh, ci piacciono i polli, la bacchia e le galline perché so senza spine non so come il baccala, la società dei magnaccioni, la società della gioventù, a noi ci piace de magne e beve e non ci piace de lavorare. Ora, queste canzoni, nelle mani sbagliate, perché a noi romani, già da Viterbo in su, non è che, figurate su, a Ponte de Legno, nel nord, dove ci sono quelli vestiti di verde, sai, quelli che raccolgono l'acqua del Po nelle ampolle, dai, quelli che ce l'hanno duro, che poi se ce l'hai duro è pure difficile prendere l'acqua nel Po. Ne prendi solo un po'. Beh, quelli, proprio sentendo queste canzoni, quelli credono che noi a Roma ci alziamo presto la mattina, ma non per lavorare, no? Per apparecchiare una tavolata che va da raccordo a raccordo. Anzi, noi romani abbiamo costruito il raccordo proprio per portare da mangiare tutto intorno al tavolo, perciò a tre corsie. Primo, secondo e contorno, magari la frutta la portiamo sulla corsia d'emergenza, perché quelli credono, venendo a Roma, passando per l'autostrada del Sole, che fino a Tigliano non succede niente, ma già a Fiano Romano una letta di pollo sul Gardarai, una braciola di maiale nella piazzola de Sosta. Sono fatti così, perché costoro credono che a Roma noi stiamo sempre a mangiare. Ci sono tanti detrattori, grazie a Dio, noi romani siamo fatti così. Abbiamo anche tante altre canzoni, chiaramente d'altro spessore, non così ridanciane, dedite al magnare e al bere, ma sono canzoni meste, canzoni appassionate, tristi, mortaccine, canzoni dove se muore, ma se muore a rotta de collo, muoiono anche tre o quattro persone ogni canzone. Canzoni in tono minore, non sono più taradatunda, no, sono tunda, tunda, tunda. Un'altra musica, totalmente un'altra musica. Canzoni dove si muore, ma muoiono anche tre o quattro persone, che se tu metti un CD in macchina, dopo tre canzoni c'è una voglia di eutanasia nell'abitacolo che vorresti infrociare prima in croce, speri che un tir carico dei mattoni non rispetti il rosso e te prenda in pieno, così la fai finita e non se ne parla più. E il luogo comune dove morire è uno solo, il Tevere, il biondo Tevere, questo fiume affatato che ne ha ammazzati più lui che non tsunami. Chi ci casca dentro al Tevere, chi ci vi è cascato, chi se tuffa e muore a metà strada vedendo l'acqua, dice no, io non la voglio toccare da vivo, che se un giorno dovessero prosciugare Tevere c'è più gente lì che da Ikea, è pazzesco. Chissà perché noi romani abbiamo questa fascinazione nei confronti della morte, chissà perché a noi romani la morte non è soltanto una compagna di vita, per noi la morte è qualcosa di più, è sorella, sorella morte, per noi la morte non è soltanto catartica, risolutiva, no, per noi romani la morte è complimentosa, ben augurante, sì, quando a Roma qualcuno compra qualcosa di nuovo, un'auto nuova, una moto nuova e te la vuole far vedere e a te piace, tu gli dici mortacci tua, allungando anche la A, mortacci tua, se ti piace molto, e de tu nonno se ti piace moltissimo, mortacci tua e de tu nonno, ah sì, glielo dici, ma col sorriso sulle labbra.
perché tu vuoi rendere partecipe anche i suoi avi di questo bell'acquisto. Ma tu no, a te non basta un avo solo, no, tu ne vuoi tanti, di quei tanti i migliori, li meglio, mortacci tua e de tu nonno. E di quei migliori non prendi certo tutto il corpo, no, solo l'anima, l'anima de li meglio, mortacci tua e de tu nonno. Noi romani siamo fatti così, siamo fatti col pennello, come dice una canzone. Noi siamo fatti così, d'altronde chi ci conosce ci ama, chi ci ama poi ci evita e fa bene. Dunque io so queste cose perché me l'hanno dette, ma perché io da bambino, quando ero piccinino, ero infante, ero infantino, mio padre comprò all'epoca un pulmino 850 della Fiat, quelli bianchi, sai, quelli con le ruote posteriori leggermente verso l'interno, se non c'era nessuno, se montava qualcuno sbracavano verso l'esterno, non so, quelli bianchi, dai, quelli in uso alle suore. Ecco, mio padre, sì, mio padre lo comprò proprio dalla Fiat, quelli uscivano con le suore già dalla fabbrica piene di suore, sì. Lo comprò usato, fece scendere le suore e ci mise noi di famiglia, perché a noi serviva spazio, era un primo SUV dell'epoca, insomma, e noi dovevamo andare a fare queste gite fuori porta. Fuori porta, il 25 aprile, il 1 maggio si andava fuori porta. Ora più che fuori porta era porta fuori tutto da casa, perché il nostro è una specie di trasloco, no? Perché dici, che facciamo? Le portiamo le sedie col tavolino? Ma sì, spicca pure i pensili da cucina col forno e il lavandino, perché ci possono abbisognare. Forno, casomai dovessimo scallare qualche cosa. Che dici, il divano lo portiamo? Ma sì, portalo. Se qualcuno si va a bioccare e fasse una pennichella, ma sì, portamolo. E c'era spazio per tutto. E tante macchine venivano con noi, perché a famiglie allargate ognuno portava la sua macchina e nel portabagagli metteva il piatto in cui era più capace. Per esempio mia madre portava i pomodori con riso, faceva certi pomodori con riso di sta portata. Li andava proprio a prendere lei all'orto, li andava a scegliere, prendeva i pomodori più grossi, ma così grossi che la pianta diceva, signor, io più grosso di questo proprio non so capace. Fatto questo, me secco, poi ci vediamo la stagione prossima, perché mia madre li prendeva, li portava a casa, li portava a casa con la cariola, poi col frullino apriva la parte superiore, no? Col piccone levava all'interno, metteva due o tre cofanette di riso e lo metteva al forno, un pomodoro per volta, perché due di quei pomodori al forno non c'entravano. Mia zia Carmela era brava con le fettine panate, ma mia zia Carmela faceva anche 20, 30, 100 fettine panate. Basteranno? Per 10 di noi, fanne un'altra novantina. poi capirei. Alle 3 iniziava, alle 3 di mattina, con la bella puzza di fritto che accorava dentro casa. Alle 5 c'era una fumera che dovevi entrare col macete in cucina. Cotte alle 3 di mattina, mangiate all'1, le fettine panate un po' si indurivano, diventavano pezzi di Eternit. Infatti erano difficoltose da infilare con la forchetta, ma venivano distribuite così, tipo frisbee, no? Alcune fettine panate fatte a forma di mezzaluna, se gli davi il giusto effetto, tornavano indietro. Zia Carmela, zio zio mio zio Renato macellaio, che Dio lo abbia in gloria. Zio Renato, lui faceva il macellaio. Purtroppo zio Renato, questo fatto che c'aveva il frigorifero, doveva sempre entrare e uscire al frigorifero, aveva sempre mal di reni zio Renato. Infatti noi lo chiamavamo Sde Renato, proprio per sto dolore che c'aveva. E lui, essendo macellaio, dice, allora io porto la carne, va bene? Ma sì, porta la carne. Oh, che dite? Le faccio un po' di braciole di maiale? Ma sì, fa un par di cento di braciole di maiale. Senti, che dite? Le faccio un po' di spuntature di maiale? Ma sì, fa una quintalata di spuntature di maiale. Oh, porto un po' di sarcicce di maiale. Ma scusa, porta il maiale direttamente? Dice, sì, è vero, così l'ammazziamo là. Il maiale diceva, no, io voglio morire a casa, non mi vado a morire ammazzato per strada. Quindi dovevamo ammazzarlo in casa, quindi noi, io e zio Renato, lo preparavamo psicologicamente alla dipartita, entravamo nella stalla e con la coda dell'occhio e zio ci guardavamo e buttavamo frasi per l'occorrenza, io, tipo, che cosa siamo?
Porvere siamo e porvere tocca pulilla, che devi fare? Lasci lì. La vita è una facciata di finestra. È meglio un giorno da leone che cento da pecore. Il maiale ci guardava, come va a dire, ma a me che me frega, io sono maiale, non è che. Poi però capiva e si preparava alla dipartita, si depilava tutto, si metteva seduto con le gambe incrociate, si metteva una fascia in testa col sollevante, accendeva gli incensi e pregava, om, coi piedi di porco così, om, om, e poi si suicidava. Si metteva un limone in bocca e una carota, una bella carota, e si asfissiava. Perfetto. Solo che una volta un maiale che era un po' impaurito, era intimidito dalla cerimonia, non si era preparato bene. Allora a metà cerimonia gli è partita la carota, pum! Ha preso mio zio Renato in piena gamba. La gamba, diabete. La gamba, diabete, perché di faggio costava troppo. Dice diabete è molto meglio, poi casomai la famo de ferro. Comunque, zio Sandro portava il pane. Ah, zio Sandro dice, io ho il forno sotto casa, lo porto io il pane. Non tante pagnotte, una sola che fa per tutte. Una pagnotta così di un metro di diametro, che il fornaio la faceva con le maniglie, sennò era difficile portarla. Dice, il prossimo anno voglio brevettare la pagnotta con le ruote, così viene da sola. E poi zio Salvatore portava fave e pecorino, diceva fave e pecorino le porto io, ma dove le vai a prendere? Le fave le vado a prendere all'orto di zio, dove non c'è sta lui ci sto io, non so dove andava a prendere, lui aveva un bel 127 di colore verde, bel verde pisello, e con le fave ci va a cecio, e lui caricava dietro il portabagagli le fave, sbragava i sedili e riempiva tutto di fave. Nel sedile davanti del passeggero metteva il pecorino, per paura che si rovinasse metteva pure la cintura di sicurezza e camminava a finestrini chiusi. Ah, si inebriava di sto pecorino, chilometri e chilometri. Arrivava da noi, scendeva. Ah, che va fatto sto pecorino? A noi, a te che t'ha fatto? Guarda come stai. E si partiva alla volta di questi spazi, ma mica solo con sta roba, no? Poi c'è chi faceva spaghetti alla grigia, pennette alla puttanesca, e poi si faceva e poi puntarelle, e poi timballo di melanzane, pasta al forno, pomodori fritti, pomodori lessi, patate, tante patate, porta un po' di patate che riempiono, sì. Poi timballo di melanzane, gnocchi ripassati, la cosa, broccoletti ripassati in padella, la grigia, pasta, la carbonara. E senti, se c'è vi è un languore? Verso le 4, perché la nostra paura non era tanto la fame dell'una, era il languore delle 4. Cioè, vabbè, casomai se famo 10 kg di spaghetti aglio e olio per star leggeri. E un po' di insalata per non appesantirci, va bene. E si partiva alla volta, chiaramente si partiva tutti insieme, le macchine venivano attaccate paraurti con la corda, però venivano legate, perché col rischio che a qualche bivio qualcuno si perdesse per strada e poi perdevamo una pietanza, ma che sei matto? Noi andavamo tutti insieme, c'era talmente tanta roba da mangiare lì che la FAO in confronto a noi sembrava una bancarella dei bruscolini. E si partiva alla volta di questi spazi enormi sulla partenza. Mia madre era categorica, diceva, allora domani mattina, belli freschi freschi, alle 5 si parte. Freschi freschi, la gente arrivava con l'occhio di sangue così, qualcuno col segno del cuscino, addirittura qualcuno col segno del bottone, dice, ma andiamo così presto, se può sapere. Dice, beh, partiamo un po' presto, ci avvantaggiamo, ma contro chi corremo, se può sapere. E si partiva. Il primo a partire era mio cugino Rino, che col motorino, lui era fresco di studi da geometra, partiva con la fettuccia da cantiere a andare a prendere un appezzamento di terra utile per noi. Prendeva 2-3 ettari di terreno, lo recintava con la rete elettrosaldata, poi attaccava la corrente col generatore, l'alta tensione, così chi voleva scavarcà per mangiare a scrocco moriva.
chiaramente una volta recintato dava il segnale, noi con le macchine arrivavamo piripori, si apriva un barco in questo spazio e noi entravamo, ci mettevamo a cerchio, no? Come una sorta di raduno, ci mettevamo a cerchio, come i nordisti, come se ci dovessero attaccare gli indiani da un momento all'altro. E capirai, mio zio Domenico alle 7 partiva, dove vai? Accende la motosega, vado a fare un po' di legna, abbatteva un po' di macchia mediterranea, qualche quercia secolare e faceva il fuoco. Alle 7:30 la brace era già pronta. Diceva, Domenico, ammazza, alle 7:30 ha già fatta la brace. Beh, se qualcuno si può fare una bruschetta con l'aglio. E certo, chi è che fa colazione alle 7:30 con una bella bruschetta con l'aglio? È naturale. Alle 10 di mattina mio padre accendeva lo stereo, perché a questo pulmino lui aveva messo un bello stereo 8 della Grunding, con le cassette 8 della Grunding, 8, perché 8 persone servivano per mettere la cassetta dentro lo stereo. Questo stereo aveva una peculiarità, aveva il lato A e il lato B con l'auto reverse, passava da solo al lato A e al lato B senza che nessuno degli 8 mettesse mano. Capirà, alle 10 con una capocciata faceva partire lo stereo, alzava il cofano, tutta la vallata doveva sentire che musica ascoltavamo noi. Taratatunda, tunda, tunda. La felicità negli occhi tutti. Oh, assaggia sto pecor, che t'ha fatto sto prosciutto? Oh, assaggia sta salsiccia di cignale, senza pane, leggera, leggera. Taratatunda, tunda. Lo vedi, ecco Marino, la sacra c'è dell'ua fontana che danno. Lo portaci un altro litro, che no, se dice gente allegra, Dio l'aiuta. Noi siamo allegri, va a saper perché magna. Oh, assaggia sto pezzo di corallina, vedi che ti ha fatto sta coratella. Taratatunda, magna e beve qua nel vino, ci arriva il gozzo, parte c'è un altro lì, ammalovi, ecco, la tirami tre fettine panate, una metto in mezzo e due ci faccio il pane. Taratatunda, tunda, magna e beve qua nel vino, ci arriva il gozzo, al gargarozzo, ci fa un picozzo, per far la corta, per far... Noi mangiavamo talmente tanto e di cuore che il colesterolo usciva da noi schifato, prendeva sotto braccio i tre gliceridi e diceva andiamo a casa ragazzi, e questi non li voglio vedere manco pittati, e tornava a casa da solo a piedi, e noi ancora porta ratatunda, porta la malo, e delomo mani tra steverini, siamo signori senza quadrupedi, a magna 16 gente allegra, Dio la portece, a ste portece da be magna, oh, dire ma una fettina de cavallo, tiè, ma è dura, sarà sella, il cavallo è finito, taratatunda, tunda, tunda, qua Nardino portece. Lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'uva, fa semo, no, semo però da micchi, non c'è magna, va magna un po' di verdura, no, io non magno la roba che dorme de fuori, taratatunda, tunda, parce, mangoccio de vino, non so famo, che famo, muramo a secco, ma è quasi finito, sono rimaste 8 damigiane da 54, vabbè, l'allungamo con la gazzosa, intorno alle 13, ora locale, l'auto reverse passava dal lato A al lato B, da solo. Tunda, 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 ta, 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 tun. Prendeva tutti di sorpresa, col sorcio in bocca, sorcio, curatella, pagliata, catene di sarcicce al collo, un pezzo di lardo di colonnata. Oh, ma che è successo? Sarà la canzone, tutto annuvolato, ma che... Si alzava il vento sul fuoco, se sta a spegnere il fuoco, poi il bracciale come fa? Ma ti... Tunda, 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 ma che è sta tristezza? Sarà canzone, boh, madonna quanto è duro sti invortino, ma ha levato lo stecchino, ma perché andava levato? Tunda, 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 e quello cominciava. Oddio, che canzone è? Fa piano amore tocco quel piccone, casetta di Trastevere, che non è proprio Ertevere, è Trastevere, cioè dall'altra parte del Tevere, che non lo vedi che c'è mamma lì appiccicata proprio a quel cantone, c'è sta per letto in dove c'è morì e c'è rimasta piano con le pale, non lo vedete che gli fate male.
male, casetta de Trastevere. Piangeva pure l'interprete, come di mamma che me frega, io sono venuto qui per cantare. Casa de mamma mia, tu me te porti via, la vita insieme a te. Tutti gli sogni caschino, mattone per mattone, e sotto al polverone io non ci vedo più. Oddio, madonna. Oddio, sta canzone, che c'è dentro al piatto che non ci vedo dai lacrime? La coratella, non la voglio, voglio star leggero. Datemi due fagioli col tonno. Gli stampa di pane voglio fare la scarpetta. Rotolami un pomodoro con riso, non gliela faccio, ci va il muletto. E quello continuava ancora, e continuava. Oddio. E mo che canzone è? Non lo so, mangiamo se sto pezzo di bracciola prima che si metta a piove. Quanta pena stasera. Il Barcarolo, pieno Tevere, centro. C'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera. Tutti al mondo dovemo soffrire. Dai, sì, c'è un'anima che cerca la pace. Può trovarla soltanto che è qui. Proprio sotto al battello s'ode un grido e un tonfo più in là. Poi riaffiora e fa il mulinello, poi riaffonna e riaffiora più in là. Su correte è una donna affogata, poveraccia, penava chissà. E la luna dell'assù fa capocella, rischiara il viso de ninetta bella. L'hai data tu. Andiamo a casa, leva ste fame col pecorino, se andiamo a casa, che oggi non è aria, leva tutta sta roba, andiamo via, noi ci vediamo tra poco, andiamo, va. Ladies and gentlemen, my orchestra! Oh, wow! My orchestra! Su, su, ma in piedi! Oh, wow! Get up!
My Orchestra. My Orchestra. Solo voi? Siete solo voi? Pensavo... Vabbè, loro più che un'orchestra sono una vera e propria band, diciamo, non è vero? Loro sono una band, sono esattamente di Roma, sono una famosa band di Roma, sono esattamente della Magliana, sono la famosa band della Magliana. E lui è il capo band, il maestro... Prego, se vedi, lei come si chiama, maestro? Lei, come si chiama? Io? Sì, di nome, come si chiama? Capranica. No, dico de nome, lei come si chiama? Io, Capranica. De nome, de persona, come fa de nome? Come si mette de nome? Capranica. Ma Capranica non è un nome, che nome è Capranica? Chiaramente è un nome fittizio, un nome, essendo della Magliana, è un nome di fantasia, Capranica, si può chiamare uno Capranica? Ma che nome è? È un nome di una piazza, Piazza Capranica, è il nome di un cinema, Cinema Capranica, la figlia Capranichetta, no, è chiaramente un nome che usano loro, che loro fanno molto borseggio, appartamenti, sono specializzati nelle elemosine. No, diciamo che non è un cognome, Capranica non è un cognome, Brignano è un cognome, con la O, quello è un cognome, con la O no, con la I, perché Brignani è plurale, io sono da solo, quindi no, perché qualcuno mi chiama Brignani, anzi molti, Brignani, perché si vede che tutti i cognomi italiani sono finiscono tutti in I, e tutti Brignani, no? Invece so Brignano, qualcuno addirittura mi chiamano Grignani, sì, addirittura qualcuno mi ha chiamato Gianluca, uno mi ha corso appresso, Gianluca, accorato, Gianluca, perché voleva conoscermi, Gianluca, t'ha riconosciuto, io camminavo, che avevo capito che ce l'aveva con me, ma gli ho voluto la soddisfazione, dico ma... Gianluca, ma corso appresso, ma girato, Gianluca, ma che vuoi? Che fai? Ti chiamo e non ti giri. Che ha chiamato a me? Gianluca. Capirai, mi ci trovava. Ma io non mi chiamo Gianluca. E come ti chiami? Mi chiamo Enrico. Vabbè, è uguale. Ma che è uguale? Ma che è uguale? Non è uguale manco per niente. È uguale. Non è uguale. Uno può capire il nome, ma sul cognome, vi prego, al cognome Brignano con la O, attenzione all'accento, perché se no c'è accento acuto, che la lingua italiana non permette errori, c'è accento acuto e accento grave. Brignano e accento grave con l'acuto sarebbe tronco, sarebbe stato Brignano, che non è più un cognome, ma è il passato remoto in terza persona del verbo brignanare. Io brignanai, tu brignanasti, egli brignanò, esattamente, che invece, perché quelle le vocali tanto sono 5 in italiano, e io in italiano ci avevo 5 meno, perché pare poco, ma io con 5 meno sto, perché la professoressa era di mano e poteva... Davvero? La professoressa era di mano e poteva sballare da un momento all'altro, perché si sa che 4 porta 7, addirittura è un amico mio che aveva 4 e mezzo, ha fatto 4 e mezzo e carta, ha sballato dopo l'interrogazione, è dovuto venire accompagnato dai genitori, dei genitori, dei genitori, 4 nonni ci sono serviti per quell'interrogazione. No, io 5 meno sto, perché il 5 meno è parente al 5, 5 sotto al 6, se ha sufficienza basta, no? Che devi andare a fare? Che te frega, lascialo maturare, quello è come gli interessi in banca. Piano piano scatta al 6 al secondo quadrimestre, lascia fare, 5 meno che. E beh, questo nome ridondava, io ancora me lo ricordo, il suono del mio cognome che ridondava nella classe. Brignana? Sì? Sì, professore? Interrogato? No. Aveva detto che andava avanti col programma. Ho cambiato idea. Sì, mi dica. Allora, per una consecutio temporum, l'abbiamo fatto, ricordi? Sì. Chi se lo scorda più? Possiamo mettere un aggettivo qualificativo dopo un predicato verbale prima del sostantivo? Lo possiamo fare?
Come si chiama questa qua? Mai vista. Ma è nuova. 3 anni. Come passa il tempo. Non ho sentito, Ressessa, se può ripetere cortesemente... Posso mettere un articolo determinativo prima un sostantivo dopo il predicato verbale col verbo al trapassato prossimo? Lo posso fare? Mm? Se si deve fare, se fa, non è che... Se faccia lei, poi lei ha la professoressa, se non lo fa lei, chi è che lo fa? Per questo suo estremo e difficoltoso ire, cammino della lingua italiana, perché la lingua italiana cambia, cangia, sì, è cangiante, è mutante, cangia le mutante. La lingua italiana, per questa sua estrema difficoltà, la cosiddetta lingua dei poeti, la lingua di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, bella lingua italiana, purtroppo è moribonda, agonizzante, anche perché è figlia del greco e del latino, che sono 2 lingue morte, uno che fio dei 2 morti non ci fa una bella figura a livello internazionale. Tant'è vero che noi italiani, quando vogliamo essere chiari, quando non vogliamo essere affatto fraintesi, non parliamo certo la lingua dei poeti. Noi italiani ricorriamo al dialetto, certo. Noi italiani parliamo il dialetto, viviamo col dialetto. Parla come Magni e ognuno ha il suo. In Italia i dialetti sono tanti e cambiano. E non cambiano solo da regione a regione, da città a città. No, cambiano proprio da paese a paese, da frazione a frazione. E in Italia la grandezza dei paesi è data dalla distanza che intercorre fra il cartello di benvenuto e quello di arrivederci. In Italia ci sono paesi così piccoli che hanno un cartello solo, da una parte c'è scritto benvenuti e dall'altra arrivederci, e attaccati al cartello c'è il sindaco, il prete, il maresciallo dei carabinieri, che non possono allontanarsi dal cartello se no vanno in un altro paese. E se noi dovessimo fare un viaggio immaginario attraversando questa nostra bella penisola fatta da Alpi e da Appennini che rendono difficoltoso il nostro ire, noi sentiremmo passo dopo passo il cangiare dei dialetti, partendo dai dialetti quelli del nord, quelli dei monti, i dialetti quelli dei monti e delle Alpi, e poi tutti così, un lecco, tutti così culturale, giusto, giusto, i poveri monti, tutti così, tutti dei monti, ma così, qui cannaderli. Uè, giù! Faccio vero? Qui con un po' di poeta, mi grigio un po' di mio, grigio tutti così, peso monte, busto valle, bastoncino su, giù, su, giù. Mano a mano che scendi con la voce che va verso valle, che si rotola come valanga, la voce si rotola, che va verso valle, che si schiaccia, trova la pianura che si schiaccia, pianura padana, la voce si schiaccia, uè, c'è che, devi che lavorare, che la cadrega, uè, tranquilla, uè, guarda via il culo, uè, che pensi di me, che fa che mi la caramicchietta? Uè, Romano, che fate? Uè, Terù, dimmi che pensi mi la Madonina, che vede che mi sei fatto di Genova, santo di lavoratori, bilinco faso, dimmi con santo senso, sabato di Genova, tu porti, non è davvero, la gianduia, non è che andiamo, che vediamo una cosa, sono le bunde qua, insomma, che vediamo una cosa, c'è il mio ti, che fa mi non dice niente, che va, che mi, che si, il gavino, che mi mangiate le cose straordinarie, vedi che c'è anche tortellini, che le mortadelle, mangiate le cose, vedi con lo squacquerone, mangiare ben tutto lì con le brave, se vince le case. Se in casa Rumania, se mangiare le case, vince le Rumania, Rumania bene, Rumania, se vince, ma mi avere le cose tu le fai. L'era stato un figliolo, l'era stato arbata la sua casa, l'era stato il suo babbo, l'era portato poi a letto prima di andare a letto, mi avere. E tu le fai le cose, te le trovi, e le mie davvero dici, mi state dando frutti, Portiamo maghezza di maghetto, tanti io.
macchina che è Matteo, ma si to di che tu vanno di, ma si do tra là, no, che tu da da. Si do danna, demo danna, no, che tu do di, da Si mette dopo ballo sciarabà, mi dà cavo su vista da look d'onda, a manare a bacio per tutto per finire. Oi là, che allora, come siamo pazzi. Allora parliamo, non ci capì. Il sepe per coppo male, se mi dà casa, non fate la forca, la munnezza fuori. Se una munnezza tante, la mozzarella, la diossina, la camoglia, il sepe di tutto, vado, vuota a bacio. Ehi, tu sono sì che non fate la mozzarella, la camoglia, vuota un macarone, che sepe diciamo nata. Ogni volta questo, la munnezza fuori, mette a bassolino, e lo che cazzo mette, che mette a iervolino. Ma va a fare mucchini, c'è mocca a mamma, su pazzo d'aria, c'è mocca... Tu dada, c'è munita, ma che tu faccio tanto? C'è che su faccio tanto, ma mocca a me. Su ciumane, senza niente, non siamo c'è mocca a mamma, su faccio, che la faccio, che la focaccia, che la cozza, che la braccio, che la macca da macchia, un po' tra te. Che le cilio, che la mocca manco, un po' tondo, ma che la box, ma che la macca, la box, e lo tutto, un mucciumone, un po' tetre, un bacca, un puttante, ma sca, un catanone, un contribuccio, un po' tetre, un glangosso, con tuo piglio, cantamero, coglio, abbattere coglio, come ne ho piglio con figliolo, abbattere cantamero, coglio, no, cacomare, venne tacomare, che dici con compare che stava trabagliando, no, che stava giù con a persegato di contundamo rocoglio, bottano rocoglio, ne facciamo anduia, no, che ne facciamo la soprassata, che dice buona, bottano rocoglio, che con cazzo non ci portavo o per sicuro con giacara. Allora, no, a mannare il crepio con togliere conto, cantiamo rocoglio con peperoncino un tocco e pegliare o per secondo la cosa, no? Allora, come non giù col cuore, non caca, non spingete, che bottano rocoglio, che la faccio tutto di rinire, che andiamo rocoglio, quando andiamo rocoglio, rimane la banna, che non spingete, che non faccio o per secondo con tuo rocoglio, all'altra banna, che ne diamo tutto para, no? Mannare il cru, o cor con o cor... Figlio Luca, vieni qua, figlietto, vieni qua, Tomagetto, voi, non sai, vieni qua, appaggia con te, vieni qua, appaggia con me, eh? Tagli a sta faccia, adesso ho pigliato tuo cuore, sta tagliando, eh? Vieni, se appaggia con me, eh? Sta pigliando poco, ma che come, Tomagetto, c'è il sede di pizza, la pigliano sotto tuo paio, quando appaggiano con me, appaggiano tu, ah, tagli a chi? Gli scanna, te scopri che da freccia tutto sangue da bibbia. Bottano lo fai non ti permettono, sai, non ti permettono tu. O dice che ne fa molo ogni cosa, tu sai, pigliare la tomate con gli cannarini, bottano lo coito, o coitanato. A tedere da tutto sovicenato, cosa sogno io? Se cosa mi scotto. Sposa mia figlia, non la chiede con rispetto. Miau. Non mi ricordo nemmeno il giorno che mi invitaste a casa tua a pigliare un caffè. E ora tu, vieni a casa mia. Miau. A pigliare con me a tutta conferenza. Miau. E tu con me. Devi venire a pigliare a me, a tu, eh? Allora, perché tu sei stato solo? Vai chiedere a tua madre. A tua madre, pigliare a chi sto? Pigliatelo, curriti, pigliare la fiocina, corri, pigliare il dopo, un aghiri, curritelo, agnattare la cassitetta, ammarrire i muramuri, i canari,
E loccomi con Sarroni, con Carroni, sì! E locco su bricciocco con sta conche cartaginesi, un sumurulo su culo bubba parau su loro. E no, e un mico sa non tu, un subruccetto con sta conche seada, siamo corro un buburulo sa bo su bruccetto che babau un lurru mumuru, lulu, Gesù Cristo è passato di nantu cane stretto, che non si cancarava a pegare da su cappello, la la la, fisso vecchia con mio di nante generoso, da quando non ho brio, pegare da su nervoso, la la la, fisso vecchia con mio di nante generoso, da quando non ho brio, pegare da su nervoso, la la la, la 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 la, la la la, la la, la la, che detto mia. Ama khanisat albir khuna khit hal amlekhl. Ma che dice? Dice ci vediamo fra poco. Ama khanisat. Eccoci qui, grazie, grazie, troppo buoni, grazie veramente a tutti voi, grazie, il grazie è doveroso, anche e soprattutto agli autori di questo spettacolo, sono in due, sono una coppia, loro ormai non sono più giovanissimi, ma sono veramente gli autori di questo spettacolo e di tante altre cose, è una coppia di autori, la solita coppia. Qualcuno di voi dirà Garinè, Giovanni, Agi e Scarpelli, no. Nino e Anna, i miei genitori, sono proprio loro. Sì, 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 sono loro che sono proprio gli autori, in effetti, di questo spettacolo. Senza di loro questo spettacolo non si poteva fare. Io già mi li figuro lì a casa, sul divano, no? con la termocoperta. Beh, mia madre in effetti sta sul divano col telecomando, mio padre c'ha la poltrona sua, c'ha una bella poltrona, abbiamo comprata poi fermoposta in televisione, Valentina, una bella poltrona, di finto Sky, bellissima, perché è tutta elettrica, anzi elettronica, perché c'è un cervello tutto col telecomando, e quella alza le gambe, poi ti alza in piedi, ti sgrulla, sistema i pantaloni, ti dà pure una pacca se non vuoi camminare, quella è bella perché gira i braccioli, fa il massaggio a mio padre, il massaggio ayurvedico, perché all'inizio fa un po' male, però e mio padre là sta tutto il giorno là, proprio così si diverte, e c'è il telecomando che poi il telecomando, a pensarci bene, è uguale a quello della televisione, infatti tante volte mia madre per sbaglio vuole cambiare la televisione, mi dice, vedi, ecco, lo sapevo io, Nino, vedi, lunedì bisogna chiamare il tecnico che la televisione non funziona. A che c'è stiamo? Cambiamo pure quello chiamiamo quello da poltrona, che questa mica funziona. I miei genitori. Io ai miei genitori gli voglio un bene incondizionato, veramente, come se fossero mio padre e mia madre, ma io non lo so perché, è un affetto profondo, un amore veramente, che poi sono stati i primi veri insegnanti di vita, loro mi hanno insegnato tutto quello che c'era da insegnare, insomma io ho imparato veramente tanto da mio padre, poi è sempre stato un uomo di poche parole, quelle poche non si capivano, perché lui non parlava tanto, le sue non erano, diciamo, espressioni, erano suoni, no? Era onomatopeico, bisognava interpretarlo. Noi in famiglia non è che l'abbiamo tanto capito, l'abbiamo intuito. Lui, da come era d'umore, si capiva, perché se era tranquillo faceva già, vabbè, che devi fare, d'altronde, vabbè, se era arrabbiato faceva lo sai che so, e se siamo capiti, poi arrivò un momento in cui è ormai grandicello, voglio dire, stavo per partire in militare, chiesi a mio padre delle cose fondamentali, io a mio padre dissi papà,
Ma noi perché esistiamo? Perché? Lo so io perché. Lasciamo perdere, va, meglio che me ne vada. Papà, ma Dio c'è? C'è, c'è, oh, so io se c'è. Lasciamo perdere, va, meglio che me ne vado. Papà, Ma c'è vita dopo la morte? C'è, c'è, oh, so io se c'è. Lasciamo perdere, va, meglio che me ne vado. Papà, che vuoi? Ma perché se tu sai tutto, noi dovremmo lasciar perdere e poi tu te ne vai? Perché? Oh, so io perché, lasciamo perdere, va, meglio che me ne vado. Io ho creduto perfino che mio padre fosse straniero, perché non si capiva. Avesse a fare, non è italiano. Gli avevamo dato il permesso per soggiorno, perché lui stava sempre là. E chiaramente io ho pensato di essere addirittura di madre lingua e di padre straniero, perché che mia madre metteva sempre lingua su tutto. Mia madre, mamma mia, c'era una lingua con un... Mia madre quando parlava, perché era ferrea, aveva delle regole ferree, lei era rispettosa delle regole, aveva poi le sue manie. Dove devi andare con quelle scarpe? Entro, dove vai? Dove entri, coppulito? Dove vai con quelle scarpe? Ma sono le mie, che vuol dire che sono le tue? Dove sei stato con quelle scarpe? A giocare, e mo vuoi entrare? Ma non ci abito pure io qua, che vuol dire? Io devo andare al bagno, fai uno zompo, da qui fino al bagno, forza. Che ci vuole? Mo per forza devi camminare, non te puoi arrampicare. Che lei aveva la fissa della pulizia, lui deve pulire, lei puliva, lei c'ha, l'ha fatto, la pulì, ti do pulito, guarda qua, che, guarda, madonna mia, qua, sempre con sto straccetto, poi non sapevo se era lei che comandava lo straccetto o lo straccetto che portava a lei. Lei stava sempre a pulire, puliva sul pulito, anche i giorni di festa, che ne so, una cerimonia, doveva mandare, lei sempre, qui, aspetta che finisco questo e vengo. Nelle foto lei veniva mossa, perché doveva sempre dare una pulita. È pazzesco, però è così. Mia madre. Sempre con questo straccetto, qua, tocca pulito, tocca scarcagnalo, vedi qua, questa non se leva, vedi? Sempre con questo straccetto in mano, tanto è vero che le amiche dicono, Anna, ma che te sei messa? Uno straccetto, sempre così. Io mi ricordo mia madre quando ero piccolino, perché io piccolino ero, beh, se ero stato alto così, io quando volevo parlare con mia madre, io a mia madre le dicevo, gli facevo, gli dicevo... Io... Mamma, che c'è, ma che ti urli, ma che ti strilli, che cosa vuoi? Mamma, mi spieghi come si fa? Adesso non ti spiego proprio niente, perché adesso io c'ho da fa e c'ho da spicciare, c'ho da pulì, a sta casa è tutta a mezzo, questa casa è uno schifo. Non sia mai viene qualcuno, che figura che ci facciamo. Ma vi... Ma vi rendete conto? Io ho scoperto a 7 anni che mia madre puliva casa non tanto per noi che ci abitavamo e che gli volevamo bene, no. Mia madre puliva casa per questo ipotetico qualcuno che doveva arrivare da un momento all'altro a casa nostra senza avvertirci, senza aver fatto una telefonata o mandato un telegramma. Ma chi sei tu? Ma che vuoi tu da noi? Tutta una vita in attesa, con apprensione, anche... Che in piena notte uno stridio di gomme. Oddio, e mo chi è? Questo è qualcuno che abita vicino. Madonna mia, che angoscia! Tutta una vita con la paura nel cuore, un'agitazione anche quando ero piccolo. Tipo adesso. Mangia tutto, se no viene l'uomo nero. Guarda, se non fai il bravo viene il lupo cattivo, se fai il buono viene la befana, se non dici bugie viene Babbo Natale.
Uno che si calava dalla canna fumaria, un altro che entrava dalla porta, uno dalla finestra. Ma vogliamo mettere le inferriate a questa casa, sì o no? Poi, la domenica, mia madre ci diceva: dai, forza un po', che se non viene qualcuno e se c'ho tempo, faccio il pollo con le patate che vi piace tanto. Mo, a noi, non è che il pollo con le patate ci piacesse moltissimo, ma dopo una settimana di insalata di riso, anche per cambiare, ci saremmo mangiati i calcinacci. Però mia madre il pollo con le patate non lo faceva cuocere molto al forno, perché diceva che la pelle di pollo schizza. Il pollo schizza. Adesso. No. Adesso io a scuola c'ero andato. A scienze, modestamente, ci avevo 5. Io sapevo che il pollo stava nell'aia, pigolava, beccava, ma che schizzasse non lo sapevo. Chissà che razza di pollo mia madre comprava al discount incrociato con qualche lama di bedano. Beh, lei il pollo come lo metteva al forno, così lo tirava fuori. Un minuto ce lo lasciava. Dice: il pollo è un po' crudo. Crudo, il pollo è vivo, se sta a mangiare le patate. Vabbè, dai, forza un po', che se c'ho tempo, venerdì che è quaresima, perché a casa mia per fare bella figura con qualcuno poteva essere quaresima tutti i venerdì, faccio la trota al cartoccio, che è una specialità di zia. Di zia una specialità, non la tua. Capirai che se il pollo con le patate c'era appena stato nel forno alla trota, gliel'avevano detto che era acceso il forno, l'aveva visto dare fuori. Infatti il mio era un cartoccio che si muoveva, era semovente. Infatti io l'aprivo e trovavo la trota con due occhi di lacrime così, e che mi guardava con quelle branchiette come per dire: buttami al secchio, dammi al gatto, fammi morire subito, ma non mi far fare questa lenta agonia, che se telefono al WWF mando in galera a te, al pescivendolo, a tutta la palazzina. Ah! Marco Todisco! Marco Todisco! Beh, bravo, eh! È bravo! È veramente bravo! Quanto è bravo da 1 a 10? 10. No, veramente, a parte tutto, Marco Todisco, madonna. Poi, di lui si può dire che è proprio un giovane attore, no? Quanti anni hai tu? 10, Anna. Io l'ho conosciuto in questo film, questa fiction che è andata in onda proprio a giugno, Fratelli Detective, è andata in onda a giugno il... 10. Il 10. Ma che sei di solo 10? No. 10. E quindi lui era il mio fratello minore, io ero per lui il fratello maggiore. Ora io gli voglio anche un po' bene, no? Più che mio fratello, a me sembra quasi mio figlio. A proposito di figlio, come vai a scuola? Bene. Ehi, che vuol dire bene? Bene bene o bene bene? Bene bene. Ah, bene bene, bravo. Che media c'hai a scuola? Del 10. Non immaginavo. Bene, bravo, bravo, come tuo padre. Anch'io andavo a scuola. Ah, io... Quanti anni hai? 10. Io all'età tua c'avevo 11 anni, pensa.
Io quando andavo a scuola all'età tua, quando andavo a scuola? Ma quando andavo a scuola all'età tua? Beh, quando ci andavo a scuola, io per esempio in aritmetica, io da solo, con ste mani, in aritmetica, io in aritmetica c'avevo... La calcolatrice. La calcolatrice, è vero. Cioè, la calcolatrice era grossa così, la calcolatrice era... Dammi una mano, faccia con le tabelline. Adesso... Ho studiato, ma dimmi se sono precise. Adesso da fare, ripassale un po', che dopo io ti interrogherò. Dai a fare così, aiutami un poco, son tre ore che studio tutto da solo. Ma è facile dai, possibile mai, che tu ancora non le sai. 6x6 fa 126. No! O 76, no! O 46 o poco più, ma se moltiplichi per 3, fa 43, sì! Fidati di me, ne so di più. Non scherzare papà, ascoltami bene, però c'ho da fare. Dai risposte precise come si deve. Allora te le ripeto, 6x6 fa 126, no! O 76, no! O 46 o poco più, ma se moltiplichi per 3, fa 43, sì! Fidati di me, ne so di più. Zitto, ascolta, 6x6 fa 126, 36. Ma quale 36, ma 126 te lo dico io, no? Ma se tu moltiplichi per 3, fa 43, fidati di me, saprò di più. Basta adesso però, sono stanco, lo sai, tutto il giorno fatico su e giù. Sa tanto che tu, beh? Non le sai ma compa. Allora che figura ci fai se non le so? Le so. Però le so, però non mi va. Adesso è tardi, allora domani mattina a mente fresca con mamma, ecco con mamma, perché le donne fanno la cresta sulla spesa e sanno bene fare i conti. Quindi con papà no, mai, con papà mai, sempre con mamma, a me perché non me va. Oh, io è tardi, c'ho da fare, voglio andare a dormire, ma che devo fare? Tu allora. Le tabelline non le sai. Le so. Ma nemmeno un po'. Le so. Che figura fai? Ancora. Ehi, non ti permetto, sai. Hai capito? A scuola tornerai. Ancora. Le ripeterai finché le sai. A letto, forza, e senza cena, forza un po'. Ma tu non le sai. T'ho detto a letto. Nemmeno un po'. Ancora, forza a dormire, sì, guarda che le avrai, le sa. Ancora, nemmeno guarda che... Po'. Mannaggia stasera, a letto. Pubblicità. Yes! Eccoci qui di nuovo, tutti insieme, qui insieme, appassionatamente, in questo bellissimo teatro della Luna. La luna, che bella parola, luna, la luna, questa bellissima luna, questa palla, la luna, che palla, sta luna, a forza di ripeterla magari tante volte può anche affascinare, affabulare, luna, che fai tu luna in ciel, dimmi che fai silenziosa luna, luna, ti ho vista uscire da un oblò, mia luna. Quanti amori sbocciati, consumati, giurati al chiar di luna. Questi amori che poi si suggellano nel matrimonio. Il matrimonio, che bello! Il matrimonio, mamma, ma che scherzi! Il matrimonio, tu ed io e tu.
tutta la vita per sempre insieme, la mattina insieme, a colazione insieme, a pranzo insieme, il pomeriggio insieme, a cena insieme e poi a letto insieme, il giorno dopo ancora, la mattina insieme, a colazione insieme, a pranzo insieme, al pomeriggio insieme, in vacanza insieme, al mare insieme, mai una volta che sempre insieme. Pensa che bello, pensa. Ma non un anno, due, tre, no, anche 10 anni, 20 anni, 30 anni, e non li danno a nessuno 30 anni oggi, ma nemmeno se fai una strage. Che bello il matrimonio, che bello, il matrimonio è una tra le invenzioni più belle, non esiste in natura, eh? No, 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 l'abbiamo inventata noi proprio perché ci piace questo fatto di giurare amore eterno, no, che bello, io credo al matrimonio, mi sono sposato, guarda, non so se si vede la fede, si vede, mi sono sposato, sì, sì. Perché io poi non solo credevo al matrimonio, ma io ero portato al matrimonio, io al mio matrimonio ero portato, erano 4 parenti di lei, se no chi ci andava? No, no, ero portato, sì, sì, a spalla, sì. Beh, però i matrimoni, anche il più nobile, quello più regale, inizia sempre con una strana missiva, la partecipazione di nozze. Che la riconosci fra mille, nella buca da lettere, fra le multe e le bollette, la riconosci perché il tipografo t'ha fatto scegliere per la partecipazione di nozze una carta argentea, madre perlata, sul pesco, verde, blu, marin, acqua, rose, tutto, si vede perché cangia colore, tu la prendi fra tutte, proprio la prendi, la porti a casa, dici, hai visto che ci hanno portato, che è? È una partecipazione di nozze. Oddio, era meglio un'ingiunzione di pagamento, è che non lo so. Rabotti delinquenti, delinquenti ci hanno mandato lì. Oddio, ci hanno mandato un invito al matrimonio. Mo toccannacce, ma oddio, chissà chi si sposa, cattivi. Cattivi, a noi ci dovete invitare. Con tanta gente che sta a spasso, a noi ci dovete invitare. Aprila, non c'è il coraggio. Ma dai, che ce vo', leggila, non è facile leggere una partecipazione di nozze, perché una volta aperta, poi tu la tiri fuori dalla busta la partecipazione, la apri e lì non è facile, perché lì è tutto scritto in modo curato, cioè il tipografo ha usato nella partecipazione dei caratteri un po'... molto quasi etruschi sono i caratteri, cioè non è facile, lì ci vuole un interprete, lì, tutti i caratteri sono ricci, pieni di ricci, tutti sono quasi barocchi, rococò, tutti pieni di ricci, tipo le puntarelle, pieni di ricci, nella partecipazione di nozze anche la lettera più la T T maiuscola è facile, 2 stanghette, una così, bella T nella partecipazione di nozze sembra un fungo porcino con le radici, la T, la H è piena di bigodini, la F si muove, tu la guardi e c'ha vita propria, la F. Dai, leggila, no, un attimo. Allora, oddio, allora. Allora, se, innanzitutto questi si sposano il 13 d'agosto. No, sì, ha capito, il 13 d'agosto. Ci hanno mandato in vacca le vacanze, né prima né dopo, in mezzo al mese, così non possiamo andare in vacanza. Io ho già dato la caparra, mo come facciamo? Mamma, gliela scalo dal regalo, mo. Aspetta che scopro chi si sposa e poi vedono loro, cattivi, disgraziati, infami. Ma chi si sposa? Non lo so, aspetta, allora, il 13 d'agosto va bene, allora sono in due. Dunque, sono in due, lui si chiama... Mannaggia, lui si chiama... Qui. Eh? Lui si chiama... Ma chi so, stranieri? Non lo so. Lui si chiama... Carlo E, perché è una E commerciale, sarà una ditta. Carlo E Mabiola. Ma quale Robbiola? Ce l'abbiamo al frigo. Allora non può essere, se ce l'abbiamo al frigo. Carlo E. Carlo E. Su.
Carlo e fu, Carlo e fa, Carlo e fa. Fabiola! Che? Ma sono pazzi! Ma come Carlo e Fabiola? Ma che adesso si sposano? Si erano appena lasciati Carlo e Fabiola, anzi Carlo aveva lasciato Fabiola perché diceva che Fabiola l'aveva data a mezza Roma e si vede che lui fa parte dell'altra mezza, per averla se l'è sposata, ma che ne so io? No! Oddio, che tragedia! È una tragedia questa! E adesso che mi metto? Vabbè, mo... Non è una tragedia, no, no, è una tragedia, io non c'ho niente, non c'ho niente, come c'è niente? Abbiamo gli armadi pieni di roba tua. Io? Sì, a casa abbiamo tre armadi a muro pieni di roba tua, a casa abbiamo i muri solo per metterci la roba tua. Allora, innanzitutto quella è tutta roba che mi hanno visto. Chi te l'ha vista? Chi te l'ha vista? Me l'ha vista Carla, Sandra, Luisa, Gianna, Piera. Allora fateli comprare da loro, gli altri vestiti, così si imparano a guardare. Senti... Te impicciati per gli affari tuoi, pensa a te. Io già ci ho pensato a me. C'ho quel bel vestito nero, ma quello è de lana, è un fresco lana. D'estate andrà benissimo. E quel 13 d'agosto arriva inesorabile, anzi arriva prima degli altri giorni. Quel 13 d'agosto arriva alle 5 di mattina. Drin, oddio, Drin, oddio, è tardi, sono le 5, è tardi. Drin, è tardi, svegliate, svegliate, sono le 5, è tardi. Dove manno? A caccia prima. Dai, sveglia, forza un po'. Madonna, io ho tante cose da fare, questa ancora dorme. Oddio mio, senti qui dentro che puzza di chiuso. Cioè stavamo a dormire, appunto. Tocca aprire, forza un po'. Madonna santa, qui ancora, guarda qua, la polvere. Qui ancora do spolverate, pulito, spazzare per terra, devo passare la cera, non Dio, devo pulire il parquet, devo fare il bagno, devo fare la lavatrice, devo fare due lavatrici con l'asciugatrice, lo stirà, devo mettere a posto i panni, fa il cambio di stagione, metto a posto il piumone, oddio, qui c'è da fare, oddio, devo fare pure un po' di maglia, io devo pulire casa, devo scarcagnare la cucina, io devo fare la lavastoviglie, rimetto a posto i bicchieri, devo pulire tutti i cristalli, devo pulire l'argenteria, devo potare i gerani, devo, oddio, devo levare... Devo levare la terra nel giardino, mettere la posta, la paio, ancora con tutto in mezzo, guarda qua. Oddio, io devo pulire le scale, devo verniciare la ringhiera, devo dare una botta di vernice alle scale, io devo mettere le tegole sul tetto, mettere a posto la parabola, sistemare i tombini, oddio, coprire le buche, ancora mi devo fare la doccia, ancora mi devo fare le stesce, mettere le unghie, mi devo ancora depilare. Eh? Mi devo ancora depilare. Mi credevo che era il pigiama. Ma quale pigiama? Dai piuttosto, sbrigati che è tardi. Oddio, guarda qua, tutto a mezzo. Oddio, dai, oh, non strillare, eh. Non devi strillare. Oh, io già sono pronto. Sono andato a dormire vestito apposta. Chi è? Ecco. Mamma mia. L'orlo dei pantaloni è un po' corto. Vabbè, tanto non si vede. Il colletto della camicia è sporco. Tanto non si vede. La giacca mi tira. Tanto non si vede. Se non mi vedo, no, che venga a fare? Vacce da sola. Oh, senti, io non posso perdere tempo appresso a te, come i ragazzini. Dai, io c'ho da fare, madonna mia, per vestirsi ogni volta è una tragedia. Forza un po', madonna mia. Oddio, guarda come sto, questi peli si vedono ancora. Porca miseria. Oddio, madonna santa. Sto vestito dei cavalli, 5.000 euro. 1.000 euro a cavallo, madonna. Mi dai una mano? Lo fa tutto da sola, entra a sta casa. Oddio. Guarda, sembra una pazza, ma dove vado così? Questo devo prendere fiato adesso e riprenderlo quando stasera torno a casa. Non posso respirare con sto vestito. Che dici, si vede? Che? Che c'ho la colite? No, si vede che c'hai un po' di pancia, ma la colite si vede. Ma quale pancia, pancia? Ce la vedi la pancia? La pancia, forza un po'. Dai che... che devo andare via, madonna, dai, sbrigati, madonna, dai, accende la macchina che io chiudo casa. Allora, le cose queste le ho fatte, le polpette le ho messe a fare e le ho fatte per domani, allora, le lasagne per dopodomani e i tortellini per il prossimo anno, allora poi ho dato
da mangiare al cane e i croccantini al gatto e da mangiare al nonno. Ho dato i croccantini al nonno, da mangiare al cane ho dato il gatto. Vabbè, è uguale, tanto nonno se rifà i denti. Allora ho chiuso il bagno, messo a posto, ho chiuso il caldabagno, metto la luce, il gas, luce, gas e telefono, ho chiuso. Allora metto l'allarme, codice infrarossi, la telecamera a circuito chiuso, poi il chiavar da sopra, il chiavar da sotto e il cilindro europeo. Tra, 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 tra. Poi la corrente sulla maniglia e i coccodrilli col fossato. Va bene, dai. Oddio, ho chiuso il gas, rileva i coccodrilli, metto a posto la corrente, metto a posto, vai, dai, dai, monta un po', dai, madonna, andiamo, dai, pff, dai, andiamo, che tardi, dai. Vabbè, no, dammi la partecipazione di nozze, eh? Che c'è scritto dove... Non strilla, non devi strillare, si è persa, vabbè, avviamoci. Ma dannamo, tanto sta nel Lazio, prima o poi la troviamo. Mannaggia la miseria. Mannaggia, non lo so io manco... Guarda, stamattina, non lo so io, c'avevo tante cose da fare, volevo... Vai piano, sto andando piano. Porca miseria, manco li conosco questi qui al matrimonio. Vai piano, sto andando piano. Porca miseria. Io a quest'ora me ne stavo al mare, bello spa... Vai piano, sto andando piano. Stiamo ancora dentro il garage, lo vuoi capire che ancora non siamo usciti? Mannaggia, forza un po'. Porca miseria. A sto punto, non lo so io, manco li conosco questi qui. Domanda un po' a quelli là, eh? Domanda a quelli là. Ma quello è vestito male, io sono vestita bene. Ma devi solo domandare, non è che... Vabbè, mamma mia. Senta, buon uomo, senta, siccome noi siamo vestiti bene, anche mia moglie, stiamo andando a matrimonio, allora parti... Vabbè, che sa una chiesa, tipo su un viale, tipo la chiesa santo... Santa, tipo... Non sono di qua! Stai calmo, senza che fai il cafone, sto cafone. Ah, ecco, senta, cortesemente, siccome noi stiamo andando a matrimonio, vede, anche mia moglie è vestita bene. Allora, senta, siccome, tipo una chiesa, santo, santi, santa, santa, santa dolore, dolore, santa sofferenza, pianto, santa accanita, santo pianto distrutta, santo... Non sono di qua! Allora levatevi e fateci mettere delle persone che stiano di qua, che il comune assumesse dei passanti che almeno sono di zona. Vabbè, adesso non ti metti a litigare. Sei vestito bene? Vabbè, lasciamo perdere, va. Forza un po', mannaggia, non lo sapevo io. Il 13 d'agosto, questo callo. Mannaggia, ma andiamo a girare, non lo so, tutti al mare, noi una ma... Guarda, amore, quella... Che c'è? Guarda, amore, li riconosco, guarda Luisa, guarda Carla con la macchina sua, dai amore, qui, io scendo, dai, tu parcheggia bene, amore, di retromarcia, tira il freno a mano, tutto d'infiato, amore, io scanso il prato, non levo il cassonetto, dai amore, vieni, metti l'allarme, dai, 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 vieni, amore, di corsa, dai, amore, vieni, vieni qua, vieni, amore, vieni qua, vieni, amore, entra qua, vieni, da qua si vede, ma mica stiamo allo stadio, dai, da qua si vede. Mettete qua vicino a me, ecco così. Madonna mia, che corsa! Oddio! Pelo pelo! Mamma mia, che callo! T'ho detto, ti sei messo il vestito di lana. È un fresco lana. Non va bene. Va bene il lino. Un frescolino. Un frescolino. Guarda quella! Chi? Guarda là, guarda. Non guarda. Guarda, dove, non guarda. Adesso, dove, non guarda, no? Che devo fare, devo guardare o non devo guardare? Guarda senza guardare, no? Guardi con due occhi così, se ne accorge, no? Madonna, quella! Quella è la sorella del cognato, la cugina di lui di secondo grado. Io per carità mi faccio gli affari miei, però se quella... Bocca mia, fatte capanna. Guarda quell'altra, girate di là, ti fa vedere, guarda quella, guarda, ma che ridicola, ma ti puoi mettere un vestito verde su una chiesa gialla? Non lo dici, ma che ne sapeva che la chiesa era gialla? Telefoni al prete, no? Te lo fai dire, come sono gli interni, padre, e in base a quello te vesti, la gente non si sa proprio vestire. Santa Martina da Roma, Maria, culla sua convenienza, in una casa si trova la donna giusta, madonna ma la vasa, paglia un busto, seramente da vasa, tutto lo male se ne scasa. Santa Rocca, benedica, benedicam, picca, sì, ma signor, buongiorno. Buongiorno, Santa Martina da Roma, Maria, culla sua convenienza, in una casa si va alloggiato l'uomo giusto, donna ma la vasa, paglia un busto, seramente da vasa, tutto... Ma signor, ho capito. Buongiorno, Santa Martina di Roma mi dia culo su. Madonna mia, sta signora è una pila di fagioli. Io già c'ho fame, ma lasciala perdere, sta a pregare. Ma che stanno a scannare un ragazzino? Sarà in fondo? No, bella donna, no.
no, madonna, sto ragazzino fuori alla chiesa stava tanta buona, mo che c'ha lo diavolo in corpo. No, 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 no. Bella, bella, no, 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 no. L'acqua santa, guarda l'acqua santa, nonna, l'acqua santa. Esce fuori da sto corpo, da sto ragazzino. Din, 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 din. In pietà. In pietà. Perché il prete può essere o straniero, può essere straniero. Io a casa mia ho un prete algerino, è di Algeri, Algeri centro. La messa è pressa poco così. Prendo la pace, te do la mia pace nelle guardie le peccate delle genti, amico. Te prendo il pane, te lo spessa, te dice, te faccio il prezzo buono. Dai, amico, adesso... Se non è straniero, il padre... Per favore. Rispettiamo il luogo dove siamo. Se il parroco non è straniero, è sicuramente del sud. Ma questo lo vediamo fra pochi minuti. Mannaggia, oddio, oddio, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti... già. In pietà. È che anche voi... È che in questa... Giorno di letizia, letizia, essendo del sud, si sa che al sud, a Frosinone in giù, per necessità di dialetto, si omette l'ultima vocale della parola. Si m'aiuta, iamma a scuola, a duvai, stenga a casa. Costoro, quando sono costretti a parlare italiano, non è cattiveria, è che non si ricordano quale vocale ci va. Tanto quelle cinque sono, non è? È che in queste giorna di letizio noi dobbiamo festeggiare ru, festeggiare ru, re, ri, ri, ro, ru, ra, ru, re. Dobbiamo festeggiare questa granta festa, di unione di queste giovani che hanno venuto qua nella casa del Signore proprio per accucchiarsi per tutta la vita. E per queste motive noi cantiamo l'inno della tua lota. Che devo cantare? L'inno della tua lota. E qual è? Con la valla ta caccia, l'inno della tua lotta, no, la tua lotta, cirte to, cirte fa, cirte to, cirte fa, cirte mi. Con la valle, ta caccia, cirte... L'alleluia, come lo chiami? Ah, sì. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia.
quel timba, il signore Antanta, dove doveva andare tra Betlemma e Gerusalemme, Antanta per la via incontrò Pietro. Il signore, guardando Pietro, disse: Pietro. E Pietro rispose: Il signore, vedendo Pietro che si allontanava, disse: Pietro, dove vai? Tu, Pietro, che? Pietro, non mi fa strillare sullo signore, no! Non è che pozzi per la mia strillen! Avvicinati una cosa! E Pietro, come pecorello smarrita, andò vicino al Signore guardandolo nell'occhio del Signore, e disse: Signore, sono la tua pecorello smarrita, che cosa mi chieda? E il Signore, guardando a Pietro, disse: Pietro, ma... Pietro, ma... non lo so io, Pietro, ma dove vai tu, Pietro? Tra Gerusalemme e Betlemme, che manca sei di zona, dove vai? Girenne, che tu non sei. No? E Pietro, guardando il Signore, disse: Boh. Ecco, vedete come questa parabola, no? Che ci ha lasciato il Signore, come questa parabola ci fa vedere bene le cose, perché si sa che senza parabola non si vede niente, no? Ma attenzione, dentro questa parabola c'è un'ulteriore parabola che il Signore ci ha lasciata, e che è questa: che se tu, Pietro, pecorello smarrito, quando il Signore ti domanda dov'è che vai tu, Pietro, tu che sei una pecorella smarrita non puoi rispondere boh, se sei una pecorella rispondi beh. Esattamente, per questi motivi cantiamo l'inno della tua lotta. Alleluia, 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 alleluia. A quel tempo il Signore, andando a fare i figli filistei, andando i pani di pesci, i miracoli sende qua da terra a Gerusalemme, che se betteremo la liberazione, o Signore, non guardare i nostri peccati, è meglio non guardare e girarsi dall'altra parte, Signore, che fai se ne lasci fare se ne cosa vita eterna, e tutta la Chiesa e fai se ne il Signore. Egli, intanto che se ne sei, guardando i fratelli e i fratelli, se ne finanzi tutti i peccati, e la fine del mondo se sei cosa buona e giusta, veramente cosa buona e giusta, fai di fare se il Signore. Il Signore, guardando se ne finanzi, nella sua immensa sentimenti, a se ne finisce, Signore, il sanito nostro. E per questo preghiamo il mia culpa. Mia culpa, mia culpa, la grandissima colpa, supplica, abbiamo sempre Vergine Maria, e voglio angelo con molti peccati, mezz'ero parola, però missione, per mia culpa, la grandissima colpa, e supplica, sempre Vergine Maria, che voglio angelo con molti peccati, mezz'ero parola, però missione, per mia culpa, Signore, però per mia colpa, la grandissima colpa, e supplica, sempre Vergine Maria, voglio angelo con molti peccati, mezz'ero parola, Signore, però per mia culpa, ho capito, la colpa è la sua, ma noi che c'entriamo, io sentiamo la messa, ecco. Adesso che abbiamo rimesso i peccati del mondo, scampiati fo, un segno di pace. La pace. La pace. Ah, sì. Scusa, ma la pace sia con te. Grazie. Pace. Pace sia con te. Ma chi è? Che ha dovuto buttare sta mano? Che ce devo fare? È che agnelli di titolo di peccati di monte prende cose noi, agnelli di titolo di peccati di monte prende sono in pace, agnelli di titolo di peccati di monte prende le pace, se ne sei che segni il Signore, ma benedice per il Signore, fanno i segni cose, cosa buona e giusta, veramente cosa buona e giusta, quindi cosa cazzo iniziano, quando vuoi essere pane, sani il Signore, se ne sei, io non ci capisco niente, è latino, questo è latino, fanno il Signore, fanno il Signore. È che siamo al momento clau della cerimonia, il momento catarzio, diciamo, questi motivi agli sposi in pietà, ecco, anche i genitori,
e anche i testimoni in pietà tutte. Vuoi tu, Carla Pitella, prendere la qui presente, Robbiola Fabiola. Fabiola. Qua c'è scritto Robbiola. Fabiola. Prendere la qui presente, Fabiola, detta Robbiola. Come tua moglie, nella gioia e nel dolore, della sofferenza, della patenza, dei dolori, dei mali dei piedi, torna a casa stanca dal lavoro, sempre i piedi gonfi, non c'è niente da mangiare, per lo frigorifero è una tragedia, c'è solo l'udata. Possibile che io qualche giorno mi butto da sotto? Vuoi tu? Sì. Ne vuoi tu? Fabiolo detto Robbiolo, Robbiolo detto Fabiolo, prendi qui presente Carla Pitollo come tuo unico marito, nella gioia e nel dolore, della sofferenza, dei pianti, dei figli che divora un'arma, che fa l'utesta e rimane incinta, che te pareva, lo sapevo io. Poi fa, cresce la panza, questa non ti può fare male di rene, del piede gonfi, o la sera, fa la mia gente, se maschio e femmina, che nome gli mettiamo, metti il nome che ti pare, basta che non mi fa morire a cucchiaio. Poi questo poi cresce, c'ha la voglia, le 3 di notte delle fragole, non te le vado a prendere, alle 3 di notte le fragole, anche la Nutella. Poi sto figlio nasce, cresce, pace e piagna, piagna, caga, caga e dorme, dorme, caga e piagna, sempre che piagna. C'ha le croste in testa e piagna, mette i denti e piagna, non ci vede e piagna, sempre che piagna, poi quando pippa la cocaina va alla discoteca e poi torna a casa dalla questura, vuoi tu? Sì. E che Dio unisca quello che l'uomo che non può disunire, che ci do una papagna dalla faccia, capite essa? E adesso scampiati vo la feta. La feta, l'anelle. Vai, sapete, vai, sì. Pier Giorgio. Che è, papà? Dai, dai. Dai Pier Giorgio, vai. Non me la mettendo, voglio vedere. Dai Pier Giorgio, su, bello di papà. È figlio quello piccolo. Quello... Dai, dai Pier Giorgio, a papà. Supporta le fedi a zia. Non me la metto dopo. Dopo, giochiamo dopo, dai. Adesso, adesso porta le fedi a... L'abbiamo provato stamattina al garage, alle 4 mi hai fatto alzare. Dai, le fedi, porta... Non me la metto dopo. Giochiamo, poi papà ti porta al casello Roma-Firenze e ti lascia là e ti fa giocare con tutti i tir. Dai, forza, dai. Non me la... Pier Giorgio, ti do un leccamuffo da appiccicarmuro. Dai, forza. Figlio mio quello piccolo. Dai Pier Giorgio. Forza un po', te brucio col gasolio, forza un po'. E quello piccolo, dai Pier Giorgio, dal... guarda, te giuro, te do un cazzotto a ceppo, te fermo la crescita, dai Pier Giorgio. Figlio mio, questo è il figlio dell'amante di mia moglie, manco volo sto ragazzino. Andiamo un po', forza un po'. Che a testa scampiando la feta, questo simbolo di unione, di grande fedeltà, ecco che è nata una nuova coppia, eh? E questa per la gioia, diciamo, di tutto quanti, parenda e amico, eh? E che io volesse dire a questo nuovo nucleo familiare che si è venuto a creare, e che io volesse dire prima che tutti quanti vanno a mangiare al ristorante che si addobbano di roba, e che io volesse dire a panza vuota questa cosa bella. Voi giovani che avete venuto alla casa del Signore per giurare amore, e che voi avrete un grande futuro davanti, e che allungate la mano davanti verso il futuro, ma non dimenticate che avete un passato dietro, quindi allungate anche una mano di dietro. E a voi giovani che avete una mano davanti e una di dietro, vi auguro tanta felicità. La messa è finita, andato in bacio. Namagna! Namagna! Dai! Usciamo tutti! Andiamo! Tiriamo lì i pedali, tiriamogli il riso! Dai! Dammi il riso! Dai! Tiriamo! Dammi i confetti! Tiriamo i confetti! Dammi i confetti! Mi sono mangiati tutti! Ma come dice, ma mo che gli tiriamo? E briccole! E che sono? I serci, cioè? I sassi, ah sì, tanto fanno male lo stesso. Dai, tiriamoglieli! Ma quando escono? Ma stanno usci! Stanno a fare fotografie! Meno male che ho preso il riso che tiene la cottura, sto a fare i supplì, ma lo so io! Eccoli! Ma quando gli sposi escono? Per quelle vacanze mandate in vacca, quel 13 d'agosto così caloroso, le scarpe strette e quella fame che t'attanaglia lo stomaco.
tu il riso non glielo vorresti certo tirare così, tu glielo vorresti tirare così. Mora ammazzati a voi, io al divorzio voglio venire, io voglio, chiamo l'avvocato io, il giudice, sta storia non finisce mica qua. Poi gli sposi escono pieni di riso, ah la gioia di tutti quanti, i parenti via, montano in macchina, tu monta con lui, no, lui monta con te, io vado con zia, no, zia viene con me perché poi va via presto, allora le ciabatte ce l'ho io in macchina, tu porta il cappello con la ciambella perché lei non si può sedere, nonno con chi va, nonno chiappa a nonno che sta a cascare, zio giambriaco lo porto io che ho il vino suo in macchina, e si parte tutti in macchina, questa transumanza verso il ristorante cucina casareccia da Abdullah Ziz, cucina casareccia, un ristorante che non è proprio vicino, è un po' lontano e tocca, c'è uno pratico, esce subito il cugino che sa la strada, anzi sa pure una scorciatoia, che tu monti in macchina col dubbio seguiamo lui, poi quando vedi i trulli d'Albero Bello dici ma stavamo vicino Bellinzona, come mai ci troviamo qua, ma dove sta sto ristorante? E mentre tu cerchi il ristorante gli sposi sono già andati via, sì sono andati via perché loro hanno il viaggio di nozze, hanno salutato tutti i parenti, grazie sì, grazie di essere venuti veramente, divertitevi, noi andiamo via, tieni zio la bustarella, ma no, la bustarella, ma no grazie zio, ci sono i soldi, divertite, spendeteli, non vi preoccupate, ma no grazie zio, non dovevi, ma come dovevo, ci avete detto voi, volevate i soldi, vabbè. E si parte, loro partono felici, ci hanno dei piani le valigie, oddio di corsa amore, dove andiamo, ma i parenti intanto ci sono da mangiare, noi due andremo in viaggio di nozze amore, ho prenotato tutto io, un viaggio di nozze low cost, cioè a basso costo, 3.000 euro soltanto io e te, due persone, tutto compreso, 15 giorni, 3 notti. Scusi, l'altre 12 notti, mica si può dormire tutte le notti, faremo i turni, non ti preoccupare. Dai, adesso andiamo all'aeroporto, che l'aereo parte fra poco, ancora parte, alle 3 di notte. E che andiamo adesso? 12 ore prima. Ma che devo prendere la residenza all'aeroporto? No, bisogna andare un po' prima, sai, quanto prima? Prima è, meglio è. Via, verso l'aeroporto. Low cost, un viaggio a basso costo. Partenza alle 3 di notte da Roma Ciampino, con un volo a scali. Roma, Ciampino, New York, New York, Pechino, Pechino, Oslo, Oslo, Londra, Londra, Roma, Fiumicino, Sharm el Sheikh. Ma scusa, ci conveniva? Ma... scusa un attimo, aspetta. Ma non ci conveniva prendere l'aereo a Roma Fiumicino? No, se no non valeva il biglietto. Amore, lo costa, sti prezzi, non è che possiamo comandare noi. Dai, forza, dai, io scarico le valigie, tu prendi un carrello. Sì, Pier Carrello. Oddio, ma ci vogliono i spicci. Allora, prendi le caramelle, però tocca trovare il bar. Allora, trovi prima il bar, poi prendi le caramelle, poi con gli spicci prendi il carrello. Prendi il carrello, carichi le valigie, il carrello, vai, spingi. Ma spingi dritto. Ma il carrello tende sempre verso sinistra. Sempre. Ma come, gli aerei in cielo sono supersonici, vanno a 10.000 km d'altezza e il carrello a terra ma manco dritto. Dai, forza, dai, che c'ho? Siamo quasi arrivati. Dino! Uscita a 21, se spazio spostate è uscita a 7. Ripeto, sta ripete, zitta. I passeggeri imbarcati per Sharm el Sheikh sono spostati a 121, a 21, ti sei. T4, Roma, secondo estratto, 2, Genova. Donna, boh, vabbè, passiamo da qua, se le famo tutte prima o poi li troveremo. Eccolo qui l'uscita, vai il gate, parte il documento, cosa passa, entra, cosa passa. Se per l'imbarco devi passare quella roba dentro, per favore, potete mettere dentro il rullo, i raggi infrarossi, andiamo a mettere la cintura, potete mettere le scarpe, le vari pedalini, mettere il reggiseno, mutandine dentro l'altro scomparto, se avete i computer metterlo fuori, bottiglie, cose, qua se faccio vedere perché dobbiamo vedere che noi dobbiamo fare il controllo di sicurezza. Ecco, tutto a posto. Ma non me va di levarmi le mutande, amore. Ma scusi, sono piccole, me le posso tenere? Va bene signora, facciamo un'eccezione, però suo marito se le deve levare. Forza, mettere qua, se va. Cosa si è passati, per favore, aspetti. Signora, questa bottiglia? E acqua?
No, signora, non la può portare. Supera i 100 cc, questa la deve bere. Ma è un litro. Non lo so. Ma è acqua, io giuro, è acqua. No, per noi può essere anche esplosivo, la deve bere, signora, davanti a noi. Ma non c'ho sete. Signora. Vabbè, dai, mo un goccio per uno, se la finimo. Volete voi? No, no, signora, non possiamo bere in servizio, veramente, non possiamo... Boh, a me non mi va tutta quanta. Posso sputarla per terra? No, signora, non si sputa, che se può esplodere... Vabbè. Questa, signora, che cos'è? È shampoo. No, signora, la può portare, supera i 100 cc. E che devo fare? Lo deve bere. Ma non mi va che bevo il shampoo. Che noi non sappiamo, può essere esplosivo. Ma che esplosivo? Vabbè, con l'acqua avanzata mi posso fare lo shampoo, così lo faccio vedere. Dai, forza, che ci vuole? Tanto sto mutando, faccio lo shampoo. Forza un po', dai un po', ah, via. Dai, rivestiamoci. Ti rivesti, metti i mutande, metti i calzini e scarpe. Perché a saperlo mi vestivo all'aeroporto, non lo so io. Finalmente arrivi al gate, entri in aereo. Buongiorno. Scusi, che sa? C'è qualcuno che parla italiano? Io, signora, mi dica, che c'è il posto nostro? Il 20 in fondo, 25 in fondo. Sì, grazie, grazie tante. Passa qua, amore, vieni. Guarda, Madonna, proprio un fondo. Vicino ai bagni, perché qui è bello, perché passa un sacco di gente. Vieni, ecco qua. Questi sono, ma non si entra. Signorina, mi dica? È stretto, non si passa. Signore, questo è un volo per l'Egitto. E beh, qui si entra la faraona. Cioè, così, vai. Vabbè, mettemese così. Però se magno da qui non riesco, Madonna santa, Madonna quanto sono stretti sti posti, porca miseria. Ecco, sta a posto, sì, sta a posto. Amore, c'ha paura, non è niente, dai, che c'avevo 18 ore di volo e arriviamo, forza. Ecco qua. Madonna santa, Madonna mia. Signorina, mi dica? Che turbolenza! Quanto andiamo? No, signora, ancora non siamo partiti, sono le buche della pista. Ah, scusi, non lo sapevo. Va bene, cose così. Ecco, intanto il pasto, nel pasto questo prendi il tuo, questo è tuo e questo è mio. Adesso, signore, non faccia tanto così con la poltrona, sennò il brodo mi va tutto sui cose. Io poi non posso manco scappare, qui sto sardato su queste cose. Allora, la cinta, sì, la cinta, cose così. Così. Ecco qua, la cinta. Allora, cose, attenzione al vostro comandante che mi parla, se non sente disarmare in scivole. Fine, però io devo tagliare la carne, quindi... Allora, se io taglio la carne, tu bevi. Se io bevo, tu dormi, ci dobbiamo organizzare, sennò... Ecco, dai, forza, questa è tutta roba di plastica, questa che fa stenzione, sennò si rompe. Fino a... Ma mangi tutto, poi ti metti a dormire. Quando ti metti a dormire con la benda negli occhi, non dormi mai. Arrivi. Ecco, siamo arrivati! Arrivi. Prendi le valigie, cani. La nostra, qual è la nostra? Non è la nostra, era la nostra, sembrava la nostra. Prendi la nostra, è qui la nostra. I bagagli, la nostra, non è la nostra, ecco, carica sul carrello, vai, andiamo, amore. Oh, Madonna mia, sto carrello sempre qua va. Ma che è lo stesso? Ha fatto prima lui che noi, vabbè, dai, andiamo. Per favore, signore, allora, per favore, le signore italiane che se le mette in fila, per favore, che le controlle del passaporto, per favore. Allora, signora, con il documento alla mano, con il passaporto, noi le controlla tutto quanto, d'accordo? Allora, quando le controlla il passaporto, noi le fa le domande, io, d'accordo? Voi dovete rispondere o sì o no, senza pensare, signori. Distinto, verità, Dovete dire verità. Allora, le viene la prima fila, signori, viene, senza paura. Madonna, io c'ho paura. Non ti preoccupare, ci penso io, sono uomo. Allora, signori, documento, per favore. Passaporto? Sì. Questa è lei? Sì.
Mamma mia, che foto brutta, signore? Beh, perché? Come perché? Questa ha fatto la macchinetta. Che schifo! Amil! Habidere kam hales! Habidere kulmire! Vabbè, questo è suo. Ecco. Allora, signore, per favore, eh? Adesso io le fa le domande e lei le risponde o sì o no, d'accordo? Certo, no certo, o sì o no. Sì, perfetto. Allora, signore, tranquillo, d'accordo? Vuoi un po' di pastis? No, perfetto. Allora, sono vostre le vostre valigie? Sì, sicuro? Sì. Sicuro, sicuro? Beh, quella è di mia madre. No, signore, o è sua o è di sua madre. Non deve rispondere così a così alla chanfrasù. Deve rispondere tu, o sì o no. Sì, è mia. Perfetto. Perfetto. Dici che è la sua, ma è della madre. Punto. Avete fatto voi le vostre valigie? Sì, sicuro? Sì. Sicuro, sicuro? Sì, sicuro. Calma, signore, senza che si fa prendere delle fregole, che io sta le lavora, che io non pettano le bambe, d'accordo? Allora, che non è che ho le sveglie al collo, io lavora. Sì, dici che lo fate lui, punto. Avete mai perso di vista le vostre valigie? No, sicuro? Sicuro. Sicuro, sicuro? Beh, stavo al bagno, però con la coda dell'occhio e vedevo, no, signore! O le vede o no, la vede con la coda dell'occhio? Coda dell'occhio non è occhio. Come coda del cammello non è cammello. Se io compro cammello, compro senza coda, poi dopo la coda. Comunque, non importa, signore. Allora, le ha risposto tutte le domande. Va bene, lei può passare. Avanti un'arma. Mamma mia, vedi questi, dai, forza un po'. Ecco, dove dobbiamo andare con sto carello? Eccoli, sono quelli dell'animazione. Venite, eccoci qui, l'animazione, gente infervorata. Per 750 euro l'anno, senza contributi, urlano di gioia. Sì, ciao amici, siamo tutti qui. Tutti seguono che tu ci mi ammazzate, se state mi ammazzate, perché non vi suicidate con le col gas? No amici, venite tutti insieme, ci divertiremo un mondo con la James White. Fanno il balletto all'aeroporto. James Wiki Wasse, venite, montate sui pullman, monti sui pullman con i sette di legno. Mezz'ora di pullman, nel pieno deserto. Dicevo, no, amore, perché ci sono i cammelli? Li dovete prendere i cammelli! 40 minuti dei cammelli, sali le dune, scendi le dune, scendete, poi non è che scendi dal cammello, quello di catapulte. Tu scivoli dal cammello, c'hai piaga, oddio, col passo del ciaguaro arrivi al villaggio turistico e ti aspetta un altro gruppo di facinorosi. Ciao! Col cocktail di benvenuto. Ti mettono tutta una corona di fiori, di cactus, che si usa. E ti bevi il cocktail, tenga cocktail di benvenuto, cocktail dove c'è tutto strati, giallo, verde, rosso, nero, bianco, sotto la sabbia, sopra c'è la sdraio, poi c'è l'ombrellino con la cabina e i lettini, e tu devi bere e dentro c'è l'arancio che galleggia così e tu non ce la fai a bere, perché te si mette fra i denti, ti prende qualcosa, allora tu te fai vedere, lo butti nel vaso all'entrata, lì proprio il vaso vive solo dei cocktail del benvenuto. Arriva l'animatore, il capo animatore, che ti dice: allora adesso voi prima di mangiare andate in camera e poi dopo ci vediamo tutti quanti al Sweet Garden Cheese Flask per un brunch. Facciamo un brunch, un briefing del Big Trends Bush. Facciamo un brunch cruise phrase. Capito? Sì, sì, mo venimo, sì, sì. Va bene, allora noi andiamo in camera, ci vediamo fra un minuto, tempo, andiamo, andiamo, questi ci fanno fare il lancio da fune, andiamo. Amore, oddio, che bella camera, madonna, pensa avercela noi. Che? Una camera del genere, avevo per tre notti, non lo so, io andiamo a dormire dormiremo nella hall, io ho visto ci sono dei letti in piedi, ci mettono una cinta, dormiremo così, che ne so io. Amore, che bella. Amore, guarda che luna. Ma che luna? Ne manco mezzogiorno. No, luna. Mamma mia, oh. Che bella, però. Amore. Ci pensi? Che? Io e te. Per sempre.
tutta la vita insieme, ci pensi? Mi ci fa pensare. Non si rovinava la giornata, lascia perdere, perché devo iniziare con queste cose brutte? Dai, pensavo invece alla salute che... Quanto sei greve, guarda, te la botta in testa. Ma sto a scherzare, mamma mia, oh, non si può scherzare. Oh. Non mi vuoi bene? T'ho sposata, amore. Chiudi un po' le finestre. Perché? C'ho una mezza idea. Ma che sei pazzo? Ma che sei pazzo? Che mezza idea? Abbassa un po' tutte le luci. Lascia solo questa. Oh, sai che te farei? Che? Te leccherei tutta. Ma se sta vestita? Allora te prendo i vestiti, te li sfilo e li butto per terra. Ma che butti? Vabbè, te li piego e te li metto vicino alla sedia. E poi? Poi te levo le scarpe, te ci metto la carta e te le metto vicino ai panni. E poi? E poi ti levo il reggiseno con la bocca. Sì, mi la fai che le mani, mo gli la fai che la bocca. Vabbè, quello te lo levi da sola. Però con la bocca te strappo le mutande. Ma che strappi? Sono 9-9. Te le scucio. Ma che scuci? Ci faccio un buchetto con la sigaretta. Attenzione, può mai far l'amore, spegni sta luce e mettiamoci a dormire. Signori e signori, l'orchestra di Brignano Colla. Stasera qui a voi, che splendida serata, passata allegramente fra un pensiero e una risata, per dirvi tutto quello che non ho detto mai, perché non c'ero io, perché non c'eravate voi, per dire finalmente le cose che ho nel cuore e che per troppo tempo sono state ad aspettare, segreti che non ho detto mai, chissà perché, chissà com'è, adesso sapete pure voi che tipo è. Brignano, Brignani con la I, Grignani con la G, però tutto sommato era importante avervi qui, a me me vi è da ride e spero pure a voi, così fra 7 giorni penserete ancora a noi, adulti a tempo pieno, onesti cittadini, a volte non è male tornare un po' bambini, domani ritorneremo grandi. Se vuoi fare, tocca sognare, ma adesso godiamoci la vita, che poi domani, domani chissà, l'orchestra del Brignano Collo, capitanata dal maestro Federico Capranica. Un grazie a voi che siete qui tra noi, un grazie a voi che siete a casa. Ci rivediamo fra 7 giorni, Marco Todisco. So cose che c'è in pizzo, che conosci da un pezzo, e che se non le dico ne resteranno qua, segreti che non ho detto mai, chissà perché, chissà com'è, adesso godiamoci la vita, che poi domani arriverà. Fra 7 giorni, stesso orario, stessa rete. See you soon!